Premio Virtù e Conoscenza a Giulio De Angeli. Prego, assessore, leggiamo la motivazione. Premio speciale Mare Nostrum, quinto alto riconoscimento Virtù e Conoscenza, conferito a Giulio De Angeli, persona di alta moralità, eccellenza italiana, per il suo talento e il suo genio, per la dedizione allo studio e il suo immenso amore per la ricerca contro le malattie neurodegenerative, che lo proiettano nell'Olimpo della scienza internazionale. Prego, professore. Sì, è una testimonianza importante quella di Giulio De Angelis, perché può essere d'esempio a tanti nostri studenti che hanno deciso, come a lui, di studiare a pochi chilometri da casa. Noi abbiamo 18.000 studenti all'Università del Salento e ci auguriamo che anche grazie al nuovo corso che partirà l'anno prossimo di medicina, tanto voluto dal magnifico rettore, ma sponsorizzato e sostenuto grazie all'ente regionale che qui naturalmente è rappresentato, e quindi speriamo che anche la nostra facoltà di medicina, ma tutta l'offerta formativa del nostro Ateneo, possa essere anche fucina di talenti. E mi piaceva anche questa sottolineatura dell'importanza del sapere, della conoscenza, che viene prima rispetto alla competenza. Se ne parla tanto nelle scuole, c'è un dibattito in corso, però il saper fare viene dopo. Quello che sta facendo adesso Giulio e che i nostri studenti anche impareranno a fare quando si apriranno l'attività lavorativa. L'ultimissima cosa, mi piaceva anche l'omonimia, da Giulio a Giulio. Giulio ci ricorda anche il caso di un altro grande ricercatore che ha perduto la vita in circostanze ancora misteriose, l'abbiamo prima ricordato e non smetteremo mai di farlo perché ha fatto della ricerca la propria ragione di vita, proprio come Giulio De Angelis. Grazie. Benvenuto a tutti, benvenuto caro a chi ha deciso di partecipare e prendere questo impegno questa mattina. A me è l'onore e l'onere di fare da moderatore, quello che non mi si addice, non avendo alcuna competenza, però ci tenevo naturalmente a ringraziare tutti i convenuti, i nostri prestigiosi ospiti, ringraziare il magnifico rettore per aver deciso di puntare su questo evento, ricevendo in appieno lo spirito. Ringrazio anche il nostro delegato all'orientamento, il professore Maizza, che sarà collegato a distanza, come tanti altri che interverranno, gli ospiti che, secondo la nostra scaletta, volta in volta presenteremo, e naturalmente un ringraziamento particolare va a Giulio De Angeli, che ha deciso di inaugurare della nostra università, della nostra sede universitaria, il suo tour di presentazione del libro che ha pubblicato in questi giorni proprio con Mondadori, Il metodo geniale, i segreti del cervello per apprendere velocemente e amare lo studio, un libro che prima ancora di arrivare fisicamente in libreria d'Italia si annuncia già come un successo editoriale. Di questo siamo tutti contenti. Dico subito che non è mia intenzione presentare Giulio come lusingandolo con quegli aggettivi e attributi che la stampa nazionale e i giornali hanno, diciamo, presentato all'interno dei loro articoli, come il ragazzo, lo studente eccellente, con un tratto di genialità, il ragazzo prodigio, eccetera. Perché suscitando anche modi di stupore, di meraviglia, cioè chi si è chiesto come mai possibile, 5 lauree in 6 anni addirittura con percorsi paralleli eccetera, qualcuno addirittura ha recepito queste indicazioni con un pizzico di indignazione, soprattutto da parte di chi crede che l'eccellenza non produca altro che una frustrazione in massa, no? Perché si contrappone a quella normalità che invece dovrebbe essere sinonimo di mediocrità. Non è così il caso di Giulio, un caso emblematico di eccellenza sana, stimolante, motivante, lo vedremo, lo ascolteremo. Perché è riuscito a distinguersi semplicemente facendo bene il proprio dovere, facendo bene il proprio lavoro di studente appassionato, determinato, amante dello studio, amante della cultura, potremmo dire in una parola soltanto. E oggi che è impegnato in questa sua attività di ricerca, conduce a Cambridge, al fianco anche di Maria Grazia Spillantini, che è una delle migliori allieve di Montalcini, impegnato a studiare, dura le sue ricerche nell'ambito delle neuroscienze, delle malattie neurodegenerative, di cui sicuramente ci dirà.
Ora che conduce queste ricerche è sicuramente ancora più consapevole, io credo, dell'importanza del suo percorso formativo universitario. Secondo questo connubio tra studio e lavoro, che un po' ha dato origine e senso anche all'appuntamento di oggi, che si chiama proprio così, no? Studio oggi e lavoro domani, alla luce di un principio che tengo a ribadire, che la scuola, l'università devono essere assolutamente formative innanzitutto, non devono trasmettere conoscenze prima ancora che competenze, perché l'expertise poi inizia nella fase dell'inserimento nel mondo lavorativo, e questo Giulio sicuramente lo ha ben recepito e lo mette in pratica nella sua carriera di medico e di ricercatore, perché è un investimento spinto sul terreno delle competenze, come qualcuno giustamente ha detto, rischia di creare questa sorta di evaporazione, no, della sostanza stessa del sapere, della sua materialità, che non possiamo permetterci, se è vero che i dati invalsi dell'Ocse Pisa ci dicono che le percentuali di analfabetismo funzionale dei nostri giovani tendono a crescere, e come, non lo dico io, come dice Luciano Canfora, c'è il rischio che i nostri studenti, se scontano una impreparazione culturale di fondo, siano più facilmente vittime del potere. Ecco, questo noi non possiamo consentirlo. Quindi il caso di Giulio è il caso non di un ragazzo, come dire, prodigio dai superpoteri, ma un ragazzo normale come tanti altri, come tutti noi, che si è impegnato nello studio, ha fatto bene il suo dovere, ci ha messo la giusta determinazione e, oltre alle competenze e alle conoscenze tecniche acquisite nel ramo delle neuroscienze, si è avvalso anche di aperture interdisciplinari, multidisciplinari, come egli stesso dice all'interno del suo libro, che è godibilissimo, vi invito a leggerlo, si legge tutto in un fiato, anche conoscenze di carattere extradisciplinare, se con questo termine intendiamo riferirci oggi a quelle life skill, di cui recentemente l'intergruppo parlamentare sulla sussidiarietà ha insistito molto, ha licenziato un documento che è propedeutico all'inserimento curricolare di queste life skill, cioè le conoscenze o le competenze non cognitive, che pure hanno una certa rilevanza nel panorama della formazione attuale. Il pensiero critico, il pensiero creativo, la capacità anche di stabilire relazioni, il problem solving, sono tutte abilità che Giulio ha dimostrato anche di aver acquisito durante il suo percorso universitario, che oggi le mette fruttuosamente in pratica nel corso della sua carriera anche da ricercatore. Il suo libretto, come dicevo, è costosissimo, presenta tutta una serie di tecniche, di strategie, lo dico a vantaggio e a beneficio dei ragazzi oggi qui presenti dell'Istituto Bachelet di Copertino, dell'Istituto Ferienda di Lecce, che ringrazio per la loro partecipazione insieme ai loro accompagnatori, ma anche ai nostri ragazzi di medicina, dei nostri corsi di laurea. In generale sono tutte strategie tecniche utili che possono consentire di ottenere profitto da una pratica di studio, di approssimazione alla conoscenza, quello che ha fatto Giulio prendendo alla lettera il celebre monito dantesco del Virtù e Conoscenza, che è anche il titolo del premio che oggi assegneremo a Giulio. Non voglio dilungarmi oltre, ricordo soltanto che questi aspetti metodologici che Giulio ha tratteggiato in maniera cristallina e trasparente all'interno del suo testo sono anche parte di un'attività importante che gli conduce a livello di orientamento su scala nazionale, che nella passata edizione Choice for Life, intitolata proprio per divulgare questa attenzione nei confronti della consapevolezza da parte dei nostri giovani nei confronti del mondo universitario. Cos'è un corso di laurea? Come è fatta l'università? Bisogna sempre più avere nozioni utili per poter riuscire anche nel percorso di studi e per conoscere non solo il mondo universitario, ma anche conoscere fondamentalmente meglio se stessi, anche il nostro cervello, come funziona, all'insegna di quello nosce dei, insomma, per dirla alla latina, che campeggia come incipit del suo volume, che è, ripeto, presentiamo oggi in anteprima nazionale qui a Lecce. Non voglio dilungarmi oltre, ho già detto abbastanza e passo la parola al magnifico rettore per il suo saluto e benvenuto. Grazie. Perché i titoli non significano nulla, devo dire, ma
ma e lo dico da rettore, con tutti i colleghi tengo sempre a precisare questo, che siamo tutti sulla stessa barca, tutti con la stessa missione, dunque i titoli, lo dico anche al dottor De Angeli, valgono poco, i titoli dovrebbero essere acquisiti dopo, successivamente, sulla pratica. Un rettore dovrebbe diventare magnifico dopo il sessennio, dopo 6 anni si giudica che si è comportato da tale. Spero, sto impegnando in quella direzione e spero di potermi meritare questo titolo. Ma dico perché è importante parlare del dottor De Angeli, perché una testimonianza. Però io vorrei da prima sottolineare una cosa, che è strano che una persona che raggiunga un risultato di questo tipo, raggiunto questo risultato, si guardi indietro e faccia esattamente l'operazione che nessuno si aspetta da lui, cioè invece di proiettarsi in avanti e di parlare, di scrivere, per ottenere dai suoi referenti scientifici, i professori, accoglienza, rispetto, si rivolge invece agli studenti. Non è un gesto di umiltà, è un gesto che sottolinea un'appartenenza. Io immagino il dottor De Angeli si consideri ancora pienamente, in quanto ricercatore, membro di questa comunità che mette insieme studenti e docenti nell'ambito dell'università, una comunità allargata, e parli a loro perché pensa di poter condividere con loro il suo percorso, o perlomeno quello che l'ha portato ad essere quello che è, a raggiungere questo risultato, che lui pensa non sia appannato soltanto delle menti più eccelse, ma sia invece un percorso condivisibile del più. Io lo ringrazio per questo, perché se noi docenti universitari avessimo la stessa attenzione quando scriviamo un manuale, quando facciamo lezione, il risultato sarebbe sicuramente migliore. L'attenzione è quello di mettersi in ascolto delle esigenze degli studenti, di avvicinare la propria didattica al background culturale, formativo. Diceva bene il professore Scardincio Andrea, quando diceva che questa pandemia, e lo dimostrano i testi falsi, ha ridotto di molto i livelli di apprendimento, forse anche il livello di coinvolgimento degli studenti, delle studentesse, dei nostri istituti secondari. Allora a questo punto, in tutta la scuola in realtà, è chiaro che oggi dobbiamo fare un nuovo sforzo. Molti docenti si lamentano della qualità degli studenti in questi ultimi 2 anni. Io penso che questa è una preoccupazione lecita. Dobbiamo lavorare con i colleghi delle scuole secondarie per migliorare un progetto formativo integrato. Ma penso che sia anche nostro dovere adeguare la didattica, adeguare i linguaggi, perché la pandemia ha colpito tutti, e soprattutto loro, soprattutto i nostri studenti. E mostrare attenzione per il loro disagio, per le loro difficoltà, è qualcosa di imprescindibile. Questo è un elemento importante, secondo me. Ecco, però io adesso vorrei sottolineare alcuni aspetti. La mia non è un indirizzo di saluto, non lo faccio mai, lo dico al dottor De Angeli, non so fare i saluti, non so neanche che significato abbiano i saluti istituzionali. Voglio dire buongiorno, buonasera a tutti, sono felice di avervi qui, sono felice che ci siano degli illustri relatori, sono felice che ci sia il dottor De Angeli. No, il mio è un ragionamento. Qualche tempo fa, dico a tutti, soprattutto ai miei studenti, alle mie studentesse, a quelli delle scuole secondarie che sono presenti, che io spero possano diventare le nostre future matricole, spero di conquistare la loro fiducia anche con questo indirizzo di saluto. Ebbene, vedete, qualche tempo fa, in un convegno di pedagogisti, si parlò di un concetto che è la plusdotazione. La plusdotazione vuol dire che viene studiata, ci sono dei ragazzi e delle ragazze che hanno delle qualità eccezionali, dei superpoteri, eccetera, no? Questo è Scardincio. La cosa incredibile che gli studi dimostrano è che questi ragazzi non sono bravi in matematica o in italiano o nelle scienze, sono bravi in tutto, cioè hanno una capacità
di apprendimento superiore alla media, ha una capacità di concentrazione superiore alla media, una capacità di elaborazione, spesso anche una capacità critica superiore alla media. E dunque, in tutto il mondo, prima il professore lo conosci, no? A cui poi daremo la parola, mi parlava di Harvard, mi parlava di eccellenze. Beh, purtroppo l'America non produce soltanto Harvard, produce molto altro, e non sempre positivo, ma non è questo il ragionamento. Il ragionamento è che in tutto il mondo si studia come mettere in valore i plus dotati, come mettere in valore questa risorsa strategica per il paese e, perdonerete, per l'economia. Perché il ragionamento che facciamo noi è che noi abbiamo delle risorse da valorizzare, ma per valorizzare queste risorse abbiamo bisogno delle competenze. Ecco il ruolo dell'università: mettere in valore il capitale territoriale attraverso la formazione di competenze che siano in grado di svolgere questa funzione. Ma questo è Scardini che ha detto una cosa molto sottile: non competenze ma conoscenze, anche quelle sono fondamentali. Vedete, l'università a cui penso io, un'università molto vicina all'obiettivo che il dottor De Angeli si prefiggeva da solo, di rivolgersi a tutti, dicendo: tutti avete la possibilità di raggiungere il pieno soddisfacimento delle vostre aspettative. Io non ho letto il libro, ma questo è il messaggio forte. È un messaggio completamente diverso. Forse non sarete tra i più dotati, ma l'università italiana, l'università pubblica, ha una funzione fondamentale e imprescindibile: mettere in valore la persona a prescindere dalle sue qualità. Noi dobbiamo consentire a ciascuno studente, a ciascuna studentessa di questo paese di raggiungere un livello di gratificazione personale che sia anche il raggiungimento delle proprie aspettative. E questo dobbiamo fare. È facile investire su un punto dotato, non me ne vorrà dottor De Angeli, sembra bravo, è bravo, la scuola può fare poco, la scuola può fare moltissimo per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che non partono dalle belle condizioni, ma partono da condizioni spesso a disagio sociale, ambientale e anche personale, dovuto a delle diversità, anche quelle meritano di essere in valore. Sembra strano che faccio un discorso del genere, ma perché la mia preoccupazione è che si vada in una direzione opposta, che si premi sempre l'eccellenza e non ci si ricordi che questo paese, come l'intera umanità, è portato avanti dalla forza incredibile del popolo, dalla forza incredibile delle sue comunità locali. Ecco perché il Salento si impegnerà sempre in questa direzione, ma ha bisogno, in questo caso, di Giulio De Angeli. Ha bisogno di persone che siano in grado di comunicare direttamente in maniera forte a tutti. Vedete, ragazzi, quelli che sono presenti e quelli che sono collegati al mondo, c'è un aspetto importante. Quando faccio orientamento nelle scuole, io dico una cosa che secondo me è centrale. Tiro fuori una vecchia teoria, perché quando io mi sono laureato, la mia tesi di laurea era sulla motivazione dei lavoratori attraverso il game sharing, la condivisione degli utili, diciamo così. Una tesi mi aveva affascinato, che era la tesi della teoria dell'aspettativa valenza, che diceva che la motivazione nel compiere una determinata azione, nel perseguire un determinato obiettivo, è funzione di due elementi, dell'aspettativa e della valenza, in un rapporto moltiplicativo tra loro. L'aspettativa è la probabilità di successo che tu dai alla tua azione, e la valenza è l'importanza relativa che attribuisce a quell'obiettivo. Tutto l'impegno, tutta la motivazione dipende da questi due elementi. Se uno dei due si approssima a zero, il risultato è che non sei motivato. E allora, che cosa mi ha insegnato studiare all'epoca la motivazione dei lavoratori? E che il successo di ciascuno di voi, e lo dico con grande convinzione, vorrei che questo messaggio vi arrivasse dritto al cuore, perché quella è la cosa vera. La motivazione nella vita è tutto, ragazzi, ragazzi, è la cosa più importante. La motivazione è quello che vi spinge
a raggiungere obiettivi che altri ritengono impensabili. Io scherzo alle volte e dico: ma chi l'avrebbe detto che avrei fatto il rettore di un'università? Ma pensate veramente che io creda di essere superiore ai miei colleghi per fare il rettore? Assolutamente no. Io penso di essere l'ultimo. Ma non lo dico in piaggeria, io lo dico perché sono convinto del fatto che soltanto se uno fa un passo indietro consente agli altri di fare un passo avanti. Questa è una logica del nostro paese. Purtroppo non prevale mai. Chiunque viene a parlare con me mi parla sempre di se stesso, di tutto quello che ha, di tutto quello che raggiunge, dei suoi risultati, mai di quello che pensa di poter far raggiungere gli altri. Una volta, che lo cito spesso, venne un sociologo napoletano in un convegno e fece un intervento bellissimo. Non è un sociologo famoso, tanto è vero che non lo ricordo neanche. Ma lui mi disse: voi guardate a un grande scienziato come Dubecco e lo vedete come un grande scienziato. Vi dico che la grandezza di quest'uomo non è in quello che ha raggiunto, ma in quello che ha fatto perché altri raggiungessero grandi risultati come premi Nobel. Io credo che il ruolo di ogni professore universitario, di ogni ricercatore, a un certo momento della sua vita, forse non da subito, sia guardarsi intorno e cercare chi potrà prendere quel testimone e portarlo avanti nell'interesse dell'umanità. Ed è questo che l'università deve essere: una fucina di talenti, ma deve investire su ciascuna persona, perché incredibilmente anche nell'ultima persona, è quella che si in aula, e gli studenti lo sanno, è nell'ultima posizione. Forse su quella persona si può investire, perché quella persona che sta lì non sta lì per caso, è stata messa lì giù. Nella scuola spesso è così, ma sono quelle persone che vanno recuperate nell'interesse della collettività, investire sui singoli. E allora, se oggi Giulio ci porta la tua testimonianza, questa è fondamentale per noi, perché dà un'indicazione forte agli studenti e alle studentesse presenti, collegate, su qual è il percorso da intraprendere. Vi fa capire che l'aspettativa è importante, è molto importante la probabilità di successo. Quello che dico a tutti gli studenti, chiudo, guardate, che nessuno vi rubi i vostri sogni, perché sono la cosa che vi porterà avanti nella vita. Io sognavo di fare lo scienziato, era questo che mi ha sempre... perché lessi un libro quando ero bambino, Vita degli uomini illustri, e pensai che alla fine forse la cosa più importante era dare un contributo agli altri. Cioè, alla fine questo era quello che ci rende felici, ma anche nel gruppo di amicizie, e di renderci utili agli altri, di sentirci parte della collettività. Ecco, io penso che questo sentimento è la cosa più bella che noi possiamo guadagnare nella vita. Non il rispetto, ma la considerazione degli altri. Credo che questa è la cosa che muovono tutti i nostri ricercatori, perché la ricerca è una cosa fantastica, guardate. Lo dico a tutti i ragazzi, fare il ricercatore spesso, ecco, noi non siamo grandi cacciatori, non siamo poi politici, non siamo sempre sotto, no? Sulla stampa, sulla televisione, però facciamo un lavoro incredibile, che è quello che porta avanti l'umanità. E l'altra volta la scienziata intervenne a una inaugurazione dell'accademico, chiudo con questa, l'altra volta la citavo, che è alla base del vaccino. Lei disse una cosa, diciamo, bellissima, perché lei raccontava la sua storia inglese, fuggita poi negli Stati Uniti, è andata negli Stati Uniti, negli Stati Uniti ha portato avanti, fuggita nel Terzo Uniti, portato avanti la ricerca, gli Stati Uniti, l'università non aveva valorizzato la persona, la sua professionalità, perché puntava ai risultati della ricerca. Ebbene, alla fine lei ha detto delle cose stupende, e secondo me ogni ricercatore ha ricevuto dei portati in operazione di un accademico, cioè ha spronato tutti a impegnarsi, anche quando ti sembra che quei risultati, quegli obiettivi che ti sei prefissato di raggiungere, risultano difficilmente raggiungibili. Lei anche questo diceva: la motivazione è davvero tutto nella vita. Le competenze si possono acquisire, anzi, responsabilità dell'università è farvi acquisire queste competenze, ma la motivazione è una cosa che dovete conquistare e tenere molto stretta, perché quella
che vi porterà a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il mio augurio è che oggi, l'incontro di oggi, con i colleghi che sono presenti, che vengono da altri atenei, ma che spero di conquistare alla causa di questo territorio e soprattutto all'idea di costruire qui un polo di eccellenza sulle scienze della salute. Questo è il nostro grande obiettivo per fare del Salento un laboratorio di innovazione e di creatività. Bene, avere oggi qui un giovane talentuoso che è riuscito in un risultato, diciamo, significativo. Oggi penso che la tua strada sia tracciata in qualche misura. Bene, io spero innanzitutto che questo paese ti riesca, no, a trattenere qui, perché noi vorremmo far tornare i talenti, certamente non fargli emigrare, e questo lo sa bene il professore Lo Grosci, no, il professore Stefano, che sono, no, andati fuori, che sono tornati e che lavorano in questo territorio, che lavorano in questo paese. Beh, io penso che questo sia un grande messaggio. Tu ci stai dando una grande, no, grande coraggio, determinazione, e noi ti siamo grati per essere oggi qui, quindi siamo grati al dottor De Angeli. Io spero davvero che questa mattinata sia per voi illuminante, soprattutto l'intervento del dottor De Angeli, che sarà illuminante per tutti voi che siete qui a ascoltare come si può raggiungere questo obiettivo, e cioè sentirsi gratificato da quello che si fa per sé e per gli altri. Grazie. Grazie al magnifico rettore di questi incoraggiamenti, di questi auspici che facciamo tutti noi nostri. Ora è il momento di collegarci online, dovrebbe esserci la testimonianza del senatore Stefano, che è impegnato, come tutti noi sappiamo, con l'elezione del prossimo capo dello Stato, però non ha voluto farci mancare il suo saluto, la sua presenza e saluto a Giulio. Da sempre è stato sensibile alle politiche giovanili, alle politiche dell'inserimento lavorativo dei giovani, fatto oggetto anche di numerose battaglie parlamentari, quindi ringraziamo ovviamente il senatore Stefano per questa sua testimonianza che ci darà da remoto, tenendo conto del fatto che questi sono pilastri importanti, l'inserimento dei giovani, politiche giovanili, il mondo della scuola, questo PNRR che sta calamitando tutte le nostre attenzioni anche all'interno del nostro Ateneo e di cui il senatore Stefano è sempre stato un fautore e un interprete competente e appassionato. Prego, senatore Stefano. Giornate intense per me, l'impegno anche emotivo, perché la partecipazione all'elezione come grande elettore della massima carica del nostro Stato parlamentare è certamente un momento importante di qualificazione complessiva della funzione parlamentare. E voglio approfittarne chiaramente per salutare anche Giulio De Angeli e per questo suo gesto, per questa sua disponibilità a condividere questo suo percorso di vita accademica, professionale, di ricerca con la comunità salentina, con la comunità accademica salentina. In questo mi collego a quanto diceva prima il magnifico rettore, il fatto positivo è che questa condivisione avvenga anche con gli studenti, oltre che con il corpo docente e con i colleghi ricercatori. È vero, diceva il professor magnifico, che i titoli non sono tutto, ma io credo però che i titoli sono anche lo strumento fondamentale di conoscenza, di apprendimento di competenze, sul quale poi si fondano, diciamo, i percorsi di vita, di affermazione professionale, sociale di ognuno di noi. E senza formazione evidentemente faremo fatica ad affermarci nel mondo del lavoro, nel mondo della professione, nel mondo della conoscenza e anche nella società. In questo il messaggio che voglio condividere con voi è che è vero, noi siamo uno Stato nel quale il diritto all'istruzione, alla formazione è un diritto universale, quindi è vero che lo Stato
formazione dia la possibilità a chi ha più tela da tessere di poterlo fare, e quindi che sia un luogo di formazione vera con tutti gli strumenti nella nostra disponibilità. In questo cito il PNRR, che è stato richiamato negli interventi che mi hanno preceduto. Per me rappresenta una battaglia, e mi distingo spesso da alcuni miei colleghi che vorrebbero che questa grande occasione che l'Europa ci offre fosse un'azione da delegare il più possibile ai singoli territori. Io credo che col PNRR invece l'Europa ci consegna, ci torna a consegnare un'altra volta una regia nazionale. Quella regia nazionale per me è strumento di efficacia se sapremo tornare a recuperare i diritti universali in maniera omogenea su tutto il territorio del nostro paese. Ecco, a me piacerebbe che gli studenti di legge abbiano le stesse possibilità, le stesse occasioni, gli stessi luoghi, le stesse modalità, le stesse innovazioni delle università nelle quali, diciamo, spesso si raccontano con maggiore frequenza occasioni di eccellenza. In questo io apprezzo molto il lavoro che il magnifico rettore Pollice sta realizzando in questi anni per provare a tornare ad essere protagonisti di una offerta formativa, ma io credo che è un impegno al quale lo Stato è chiamato a dare il meglio di sé. Giulio De Angeli dimostra anche questo, dimostra che anche chi ha più capacità, chi ha più occasioni, debba trovare però i luoghi nei quali sviluppare, perché quei luoghi significano avere strumenti nella disponibilità che siano idonei a poterlo fare. Ecco, io da questa esperienza di Giulio De Angeli credo che noi dobbiamo raccogliere soprattutto questo monito, che è un monito che chiaramente io vivo qui oggi come classe politica, come classe dirigente politica di questo paese, come legislatore impegnato ad accompagnare gli sforzi dell'investimento con riforme che ci facciano tornare ad essere orgogliosi di poter fare ciò che vogliamo nel nostro paese. Poi ognuno di noi può avere anche un biglietto di andata per poter praticare esperienze diverse, ma dovrebbe fare in libertà senza avere il dovere di andare altrove per potersi esprimere al meglio. Ecco, io di questo ringrazio Giulio De Angeli, perché questa sua presenza a Lecce ci chiama, ci stimola, ci racconta, diciamo, la necessità di irrobustire questo nostro impegno, ognuno con le proprie responsabilità. Io lo farò evidentemente, cercherò di farlo con le mie, ma è giusto che ognuno faccia, diciamo, la sua parte. Il mio era previsto come un saluto, e tale voglio che resti. Rimarrò collegato per ascoltare gli altri ospiti e soprattutto per ascoltare Giulio. Non lo dico, se no beccherei anche un po' di bugie. Chi mi conosce sa che le dico solo a fin di bene, in questo caso non le voglio dire. Voglio dire invece che rimarrò collegato anche perché sarò contento di ascoltare mio fratello, che non vedo da tempo, e che l'elezione del Presidente della Repubblica mi ha negato di poter salutare personalmente. Avvertirò il professor Carticchio nel caso in cui verrò chiamato a qualche riunione dell'ultima ora, benché credo che la giornata di oggi si svilupperà così come quella di ieri, e l'appuntamento con l'elezione del Presidente della Repubblica non sarà la seconda chiama di oggi, ma probabilmente quella di giovedì. Ma insomma, vedremo come andranno le cose. In questo senso il mio impegno è quello di poter lavorare perché l'Italia continui ad esprimere una figura di altissimo valore che sia garante della Costituzione, e nella Costituzione il diritto alla formazione e allo studio è uno di quei diritti universali che hanno qualificato la nostra carta. Un saluto, un ringraziamento e un abbraccio soprattutto a Giulio e ai ragazzi che sono presenti.
tutti noi ci aspettiamo anche dalle politiche governative, dal PNRR, accorciare le distanze tra nord e sud, rendere anche le nostre piccole realtà territoriali come la nostra università sempre più attrattive e sempre più fucine di talenti, appunto con quanto si diceva. Grazie anche per queste piccole, diciamo, indiscrezioni che provengono dal Palazzo Romano, tanti auguri di buon voto, di un voto responsabile come è abituato a fare il senatore Stefano, e direi di passare la parola al professore Pierluigi Lopalco, che ho visto collegato, si scusa per la mancanza di fisicità, diciamo, credo che sia forse all'uscita numero uno della nostra università in qualità di professore di igiene della nostra università, il professor Lopalco, la prima uscita ufficiale nelle nuove vesti di professore in quota Unisalento. Prego, professore Lopalco. Un attimo che ristabiliamo. Prego. Sì. Siamo fatta da migliaia, decine di migliaia di Giulio De Angeli, ma
se riesca a fare e dare a tutti la possibilità di raggiungere i propri obiettivi. Ecco, è davvero bello il fatto che Giulio abbia in qualche maniera avuto la contezza di queste sue capacità, che sono oggettivamente superiori alla media, ma che ne abbia voluto in qualche modo mettere a disposizione degli altri. E attenzione, per le sue capacità, non dobbiamo neanche sottostimare la capacità di promuoversi. Nel nostro mondo, e nel mondo della ricerca, nel mondo della scienza, molto spesso ci possono essere delle intelligenze, dei talenti che rimangono nascosti perché la persona, tentare di quel talento non riesce a promuoversi, cioè non riesce a mostrare il proprio talento, non riesce a far vedere agli altri che ha un talento, che magari è un talento unico, un talento diverso dagli altri. Ecco, Giulio ci ha dimostrato invece di saper fare questo, no? L'idea appunto di scrivere un volume bellissimo, che serve a tanti altri, no? a sviluppare, no? queste proprie competenze, eccetera, ma a portarlo in giro, a presentarlo al corpo docente, a in qualche maniera appunto, come si diceva prima, no? Guardarsi indietro però per proiettarsi avanti, poi riuscire anche a lanciarsi in questo mondo, che è il mondo accademico, il mondo della ricerca, che è un mondo comunque è complesso, è un talento. Il talento, e Giulio questo talento ce l'ha sicuramente per intero. E, cosa dire rispetto sempre a questa riflessione sui talenti? Io credo che il compito oggi di persone come Giulio, che sicuramente molto presto si uniranno al mondo accademico, al mondo non della ricerca, ma al mondo dell'insegnamento, perché è giusto che chi ha dei talenti scientifici insegni agli altri, come non solo si può fare i talenti, ma che insegni agli altri le competenze, tutto quello che serve poi per far progredire la scienza e la ricerca. Ecco, quello che noi dobbiamo fare, dico noi, senza capelli o con i capelli bianchi, è quello di promuovere tante persone come Giulio a investire nella didattica, a investire nell'insegnamento, a portare nell'insegnamento quelle che sono le esperienze maturate nella propria professione e nella propria attività di ricerca. Perché? Perché appunto l'università deve continuare ad essere questo, deve continuare ad essere un luogo dove giovani menti si incontrano, scambiano esperienze e si uniscono per rafforzare le proprie capacità e per raggiungere ciascuno il proprio obiettivo e il proprio sogno, e deve essere fatto per tutti. Non esistono studenti meno bravi, studenti più bravi, esistono studenti che hanno avuto magari più capacità, che sono anche nati, magari no, favoriti dalla genetica, ma esistono soprattutto degli studenti che magari non hanno avuto la possibilità di sviluppare, non avendo magari, essendo magari addirittura favoriti dalla genetica, ma non avendo avuto la possibilità per condizioni economiche e sociali di sviluppare questo. E l'università deve permettere a tutti, qualunque sia l'origine e il punto di partenza, di sviluppare le proprie competenze, capacità e portare avanti i propri sogni. Un altro aspetto importante che oggi dobbiamo cominciare, su cui dobbiamo cominciare a ragionare profondamente, è il tema della didattica, della complessità, e soprattutto nel mondo della scienza le conoscenze scientifiche sono diventate tali, tanto complesse e tanto numerose, che non è possibile insegnare tutto. Quello che deve insegnare l'università, a mio parere, è quello che deve essere insegnato nelle aule dell'università, e soprattutto la modalità di raggiungere le informazioni. Sapere, non conoscere tutte le informazioni, non è impossibile mandare a mente e tenere a mente tutte le informazioni, perché le informazioni scientifiche sono troppe, un qualunque computer ci batterebbe, ma
questo appunto io vedo il metodo ben descritto da Giulio nel suo libro come una buona base per poi sviluppare queste ulteriori competenze. Questa competenza deve essere sviluppata per tutti nelle aule delle nostre università, cioè soprattutto appunto, ovviamente parlo di competenze soprattutto tecnico-scientifiche che qui appunto stiamo parlando di neuroscienze. Nel mondo delle neuroscienze, se io faccio un po' il paragone tra quello che mi è stato insegnato quando ero nelle sale, nelle aule dell'università e quello che si conosce oggi, beh, insomma, altro che computer, servirebbe davvero un supercomputer di grosse dimensioni per raccogliere tutto quello che è stato scoperto in questo periodo. Quindi abbandoniamo la presunzione di poter tenere tutto a mente. Cerchiamo invece di insegnare ai nostri ragazzi a districarsi in questo mare di complessità, in questo mare di nuove conoscenze sempre più aggiornate. Dunque, non voglio rubare altro tempo, spero che questo saluto in qualche maniera abbia idealmente appunto connesso l'Università di Pisa, da cui viene Giulio, con l'Università del Salento. Auguro ogni bene al dottor De Angeli e saluto tutti gli amici che sono lì in sala. Grazie al professor Lobato, un applauso alla nostra sala, grazie per queste sollecitazioni importanti, questo principio della complessità sembra particolarmente calzante, che in linea anche con quanto Giulio ha dimostrato all'interno del suo volume. Lasciamo il professor Lobato ai suoi impegni e ringraziandolo nuovamente. Adesso due interventi che sono quelli del professor Pierluigi Stefano, che è direttore della struttura organizzativa dipartimentale di cardiochirurgia presso l'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, titolare della cattedra di chirurgia cardiaca allo stesso Ateneo Fiorentino, laureato a Siena, specializzato a Milano, ha attivo rapporti di collaborazione scientifica con l'Egitto, la Cina, diversi paesi europei e tra i massimi esperti delle tecniche ricostruttive della valvola mitrale, delle tecniche conservative della valvola aortica e delle nuove tecniche di cardiochirurgia mini-invasiva. Toscano d'adozione, salentino d'origine, i suoi 20 anni di lavoro nella cardiochirurgia di Firenze sono valsi il premio I Maestri della Medicina che gli è stato conferito nel dicembre 2021. Prego, professore Stefano. Grazie Andrea, e un ringraziamento anche non solo per avermi fatto conoscere Giulio oggi, ma soprattutto a te e al magnifico lettore per avermi riportato nella mia terra, perché il mio legame a questa terra è sempre così forte che appena posso arrivo per passarci qualche ora o qualche giorno. E poi ormai i complimenti sono sprecati, come faccio anch'io a te Giulio, mi complimento perché veramente hai fatto un lavoro eccezionale. Io ho avuto il privilegio di leggere il tuo libro in anteprima e mi ha veramente affascinato e devo dire mi ha affascinato anche per la semplicità, per la non autoreferenzialità con cui l'hai scritto, e questo è fondamentale, perché parlare di un metodo di studio e passarlo agli altri potrebbe essere come crearsi uno scanno da cui parlare agli altri. No, l'hai fatto col massimo della semplicità e questo è molto bello e ti ringrazio per questo qui. E sono assolutamente convinto che un metodo di studio sia fondamentale. Ti raccontavo stamattina che molte delle cose che ho letto mi hanno riportato indietro negli anni, quando studiavo medicina, quando mi facevo le mie dispense, che ancora oggi vado a consultare. Ti posso assicurare che le consulterai anche tu fra 20 anni. Ma esiste una cosa che tu ogni tanto fai emergere nel libro, che è veramente fondamentale. Non esiste metodo di studio se non c'è costanza, se non c'è applicazione, se non c'è sete di acquisire nuove nozioni. Quindi l'invito che faccio ai nostri studenti è quello di applicatevi, ma applicatevi sempre, investite in modo significativo negli anni dell'università, del liceo, perché questo vi ripagherà a distanza.
e vi ripagherà con gli interessi. Tutto ciò che vi sembra che perdete nell'applicazione importante in questo momento vi verrà restituito con gli interessi del caso. Questo è quello che dico anche sempre ai miei figli, dico a mio nipote, dico a tutti quelli che mi sono vicini, ai miei studenti, ai miei specializzati. Investite, investite ora, perché tanto dopo avrete il tempo di recuperare, di divertirvi, ma di divertirvi con una base molto più solida. Questo è veramente importante. E quindi tu nel libro dici una cosa che è fondamentale. Io mi sono portato degli appunti perché me li sono via via presi, quindi continuo a fare le dispense come facevo da studente. Questo libro io l'ho passato, ti dico, l'ho passato a mia figlia che fa il quarto anno di medicina, ma ho consigliato ai miei specializzanti di leggerlo. E non soltanto per dar loro un metodo di studio, ma per fargli assetare di voglia di conoscenza. Cioè quel libro ti porta a spingerti verso la conoscenza, ti fa ipertrofizzare la sede di conoscenza, e questo è veramente un grande privilegio di quel libro, che come diceva prima il professor Scardicchio si legge veramente velocissimamente e con grande piacere. E tu scrivi nel libro una cosa importante: lo scopo fondamentale è amare la cultura, perché se noi non amiamo la cultura, se noi non ci lasciamo trascinare dalla cultura, non saremo mai dei grandi medici. Nostro caso, non saremo mai dei grandi scienziati, dobbiamo amare e farci attrarre sempre dalla cultura. Ma questo è una cosa, amare la cultura, c'è bisogno anche che qualcuno questa cultura ce la faccia amare. E per questo ti dico che, te lo dicevo anche stamani, non dobbiamo soltanto fare un libro sul metodo di studio, ma anche sul metodo di insegnamento, perché è fondamentale avere un metodo di insegnamento. È importante fare un metodo, avere un metodo di insegnamento, è importante trasferire ai nostri studenti le nostre conoscenze. E penso che il titolo di questo incontro è lo studio oggi per il lavoro domani. Proprio così, lo studio oggi per il lavoro domani, perché il ruolo dell'università moderna è quello proprio di riuscire a coniugare la ricerca e l'applicazione clinica della ricerca, spingere i nostri ricercatori ad applicarla, spingere i nostri ricercatori ad applicarla, ad insegnarla, e questo è quello che ci permetterà di passarvelo. Quindi la nuova università, quella che speriamo tutti, caro magnifico lettore, è quella di un'università che investe nella ricerca di base, che investe nella ricerca applicata, che investe nell'applicazione della ricerca, che è una cosa ancora diversa, cioè investe su chi sa fare questo mestiere e lo studia e lo porta avanti quotidianamente. Questo penso che sia la base di tutto. E una cosa importante, prima il professor Scardicchio ha detto i maestri della medicina, non voglio erigermi a maestro della medicina, ma bisogna essere maestri della nostra disciplina per poterla insegnare. E tu sempre nel tuo libro dici una cosa carina, il segreto, molto bella, non carina, il segreto per cominciare a studiare motivati una materia non è quella di leggerla su aridi libri, ma è quella di frequentare le persone che vivono essa, lo shadowing, quindi trasferire quello che noi sappiamo alle altre, ai nostri studenti. E se riusciamo a trasferire questo, portiamo i nostri studenti verso di noi, li introduciamo nella disciplina e li facciamo affascinare. E questo li porterà a studiare molto più velocemente, molto più tranquillamente, e probabilmente affinare il loro metodo di studio sarà molto semplice. Quindi la capacità quindi del maestro, la capacità del maestro della medicina, e proprio nel tuo libro dici c'è differenza tra lo studiare una branca della medicina piuttosto che un'altra, come c'è differenza nell'insegnarla. Io faccio il cardiochirurgo, ho imparato a fare il cardiochirurgo perché ho conosciuto dei maestri che mi hanno
trascinato all'interno della mia branca e me l'hanno fatta vivere con grande amore. E che cosa significa insegnare? Perché questo il nostro quesito quotidiano, la nostra domanda quotidiana è: cosa significa insegnare? Significa trasferire tutto quello che noi possiamo trasferire. Io faccio il cardiochirurgo, quindi mi soffermo su ogni caso clinico con i miei specializzanti, con i miei collaboratori, mi soffermo su ogni complicanza del caso clinico, li sprono alla ricerca, li sprono all'innovazione, li sprono ad andare a ricercare tutto quello che c'è di nuovo, tutto quello che c'è, che la medicina moderna ci sta portando, lo sconvolgimento, come pensai, della moderna medicina. Siamo arrivati alla medicina di precisione, alla medicina indirizzata sul paziente, alla medicina genomica, alla possibilità addirittura di aggredire la maggior parte delle nostre patologie con una terapia genica. Questo è affascinante per noi, ma deve essere particolarmente affascinante per i nostri. E il nostro mestiere è quello di far crescere, e lo riporti bene questa frase di Newton, che dice: noi possiamo essere dei giganti perché cresciamo e guardiamo il futuro avendo studiato sulle spalle di altri giganti. Questo ci permette, questo ci dà la soddisfazione di fare i professori, questo ci dà la soddisfazione di potervi trasferire, di poter trasferire a tutti voi le nostre conoscenze per farvi partire da un livello molto più alto di quello da cui siamo partiti noi, e permettere a voi di far partire i vostri allievi da un livello ancora più alto di quello da cui siete partiti voi. Quindi questo è l'insegnamento che dobbiamo dare, questa è la nostra mission fondamentalmente. E poi quale sarà il ruolo della medicina del futuro e che cosa dobbiamo fare noi oggi? Medicina del futuro, vi dicevo appunto, è la medicina di precisione, la medicina personalizzata, è la medicina che si basa sulle caratteristiche geniche, sulle caratteristiche del paziente che noi andiamo a trattare, quindi una medicina assolutamente personalizzata. E io che faccio il cardiochirurgo trovo ogni giorno le tecniche più innovative, le provo, le trovo, le vedo, tecniche di mini-invasività, di micro-invasività, e spesso spingo anche i più giovani ad andare a cercare nuove tecniche per metterle in atto. Devo dire che il nostro dovere oggi, e il magnifico lettore me ne dà la ragione, il nostro dovere è quello di governare il futuro, di governare l'innovazione, perché non possiamo neanche permetterci di non avere più un chirurgo, perché noi ormai siamo alla micro-invasività, ai cateteri, alla soft robotics surgery, siamo a tutte cose che ci affascinano certamente, ma dobbiamo avere anche chirurghi, perché alcune delle patologie andranno sempre affrontate con la chirurgia, e non possiamo più avere delle persone che non sanno più fare il chirurgo. Quindi dobbiamo trasferire la nostra esperienza e affinare il lavoro verso l'innovazione. E quindi chiudo fondamentalmente dicendo che la nuova medicina, il futuro della medicina è la multidisciplinarietà, la possibilità di creare degli specialisti che siano il più possibile multitasking e multidisciplinari, che sappiano fare tutto, che sappiano integrarsi con le altre branche della medicina per permettere di avere una medicina di altissimo livello, che dia non soltanto anni, ma che dia qualità di vita agli anni che noi trasferiamo ai nostri pazienti in futuro. E chiudo come ho cominciato con un ringraziamento, ma soprattutto felice che sia nata a Lecce la nuova facoltà di medicina, felice che la facoltà di medicina sia collegata al Meditech, quindi sia collegata ad un centro, a un polo tecnologico scientifico, e felice è la speranza che questo
porti ad essere questa facoltà di medicina di altissimo livello, perché se lo merita il Salento, perché se lo merita la Puglia, perché la Puglia e il Salento meritano di avere un'università che vada, superi e vada al di là dei confini nazionali, e per questo penso ci impegneremo tutti perché questo possa accadere. Grazie. Professor Stefano, per queste parole di incoraggiamento e anche per averci fatto capire che lo studio sicuramente non fa dilatare le coronarie, però riesce a rendere anche il nostro cuore molto più predisposto alla conoscenza, al sapere, eccetera. Grazie veramente. Lascio la parola al professore Giancarlo Logroscino, professore ordinario di neurologia presso l'Università di Bari, direttore del Centro di Malattie Neurodegenerative e Invecchiamento Cerebrale del Dipartimento di Ricerca Clinica e Neurologia della Fondazione Cardinale Manico di Tricastro. Buongiorno, io sarò molto molto breve, però voglio dire che ho il piacere e l'onore di conoscere, mi rivolgo soprattutto ai giovani che sono qui, che sono anche molto giovani, come ha conosciuto Giulio. Allora, Giulio l'ho conosciuto quasi 10 anni fa perché nell'ambito della neurologia esiste una competizione che si chiama Giochi Olimpici di Neurologia, per la verità Olympic Games of Neuroscience, che è associata al lavoro dell'Organizzazione Mondiale di Neurologia. E qui, nel 2013, quindi quasi 10 anni fa, io a Vienna ero nel panel dei 3 giudici che giudicavano i concorrenti. Concorrenti che venivano da una selezione durissima effettuata in tutto il mondo. E Giulio era uno di questi e fu uno dei più bravi su argomenti assolutamente esoterici, anche per me che faccio il neurologo e il ricercatore. E quindi lì io ho conosciuto Giulio e la famiglia di Giulio, perché ci univa il fatto che io ero l'unico italiano tra i giudici e lui era l'unico italiano tra i concorrenti. E quindi lì ho conosciuto anche la famiglia di Giulio. E qui, secondo me, è il segreto di Giulio e di molti percorsi di eccellenza che nascono in Italia. Giulio veniva da un liceo di una cittadina veneta e con una famiglia di background veneto ed emiliano. Quindi, come molti di voi, veniva non da una grande città o da un grande aggregato che in genere nel mondo è associato alle grandi città, veniva dalla provincia e molti di voi vivono e stanno in provincia. Quindi quello che per me è importante, e in questo mi rivolgo al Magnifico, è questo, che i percorsi di eccellenza in Italia nascono dalla provincia. E poi qual è la cosa che dà lo switch? È il proprio sogno, la propria immaginazione, ma anche la capacità di legarsi ai percorsi del mondo. I percorsi del mondo, però non del mondo locale. Come io dico spesso nei miei discorsi pubblici, il chilometro zero va bene per l'artigianato e per la produzione alimentare, ma nel mondo della scienza il confine è del mondo globale, e il confine della scienza, dell'innovazione, è lo stesso a Shanghai, a Boston, dove io ho avuto l'onore di lavorare, e a Lecce. Allora la scommessa qual è? La scommessa è essere su quel confine, ma non con le parole, con i fatti. E il mondo globale è fatto di fatti,
che possono essere controllati in ogni momento, prima di tutto da voi, attraverso il telefonino. E i fatti sono: ho raccolto con piacere il discorso del rettore che ci dice che l'università deve essere quella dell'opportunità per tutti. E io dico: l'università, l'education e la salute sono i due valori fondamentali che devono essere aperti a tutti. L'opportunità deve essere per tutti. Ma il risultato nel mondo globale, nel mondo dell'economia globale, non può essere per tutti. Bisogna garantire percorsi che diano possibilità di lavoro nel mondo globale. E questo è un discorso che si può certificare. E quindi l'Italia è al 33 su 34 paesi dell'OCSE per percentuale di giovani che sotto i 35 anni completano l'università. È drammatico. Solo la Romania è dopo di noi. Quindi il mondo dell'università non offre opportunità per tutti, nonostante nella Costituzione sia scritto che la Costituzione rimuove gli ostacoli alla realizzazione personale. Quindi anche sul livello di opportunità sono poche. Ma una seconda domanda, e questo anche ricollegandomi a quello che diceva il professor Stefano: quante università italiane sono nel ranking tra i primi 100 posti? Quante tra i primi 150? Io faccio l'advisor per università cinesi o coreane, e che cosa mi chiedono? Dare dei consigli per come scalare quelle classifiche. Invece nel mondo accademico italiano si dice: ma quelle sono costruzioni giornalistiche. Non è così, perché io, che ho avuto il privilegio di fare il professore in università top, Harvard University, ho avuto postdoc cinesi che venivano dai posti più remoti del mondo, dove al loro telefonino avevano sentito o avevano letto che fare il postdoc in quella università gli avrebbe assicurato i percorsi di eccellenza. Quindi io, che conosco Giulio da molto tempo e con cui mi sono confrontato in nodi strategici delle sue scelte, so benissimo che i giovani vogliono le opportunità, ma le opportunità che non devono limitarli, devono essere opportunità adeguate ai loro sogni. E questa è una responsabilità incredibile che l'università ha. Perché c'è un altro fatto: l'università non deve essere filtro o momento di separazione, deve essere momento di accesso alle possibilità che non sono solo quelle nel Salento, ma sono nel mondo. E invece il discorso del territorio, e qui chiudo, chiaramente l'istituzione di formazione del territorio, qui il rettore Pollice ha indicato una grande sfida: costruire una facoltà di eccellenza su life science qui. Ma quale deve essere il confine e l'oggetto del paragone? Quando io sono rientrato negli Stati Uniti, mi hanno chiesto di costruire un centro di eccellenza per le malattie neurodegenerative.
quelle che nel laboratorio studia Giulio sotto la guida di Maria Grazia Spinantini, una grandissima ricercatrice italiana. La sfida è offrire a chi viene per motivi di salute, quello di cui anche parlava il professor Stefano, la migliore medicina possibile. Quello che io dico spesso, essere in Europa significa dare la non solo leggere lo spread, ma dare la possibilità anche sul mondo della salute di avere le stesse chance e le stesse possibilità. Quindi quando i pazienti con le nostre malattie senza terapie venivano e ci chiedevano perché io non posso fare o partecipare a un trial innovativo, perché? Perché in Italia le big pharma non investe, non perché sono cattivi, ma perché se io investo 4-5 miliardi di dollari per un nuovo farmaco con un piano di 15 anni, devo avere la possibilità di scegliere dove fare queste ricerche, solo in posti certificati e di alta qualità. Quindi, quando noi nel mio centro abbiamo portato i nuovi trial, sia i trial sulle nuove terapie genetiche di cui parlava il professor Stefano, sia aducanumab, il primo farmaco causale nella storia della medicina, nelle nostre, quindi una rivoluzione nella nostra disciplina, e abbiamo portato questo in Salento. Questa è innovazione e questa è capacità. Questo significa portare macinerie e competenze. Molti di quelli che lavorano con me, come ha visto ieri Giulio, sono fuoriusciti da grandi istituzioni di UK, quindi Salento beneficiato da Brexit. Però la scommessa è questa: capire quello che sta succedendo e quello che succederà nei prossimi 5 anni. E quindi per fare questa scommessa dobbiamo avere la capacità di visione e di previsione. Questo è quello che caratterizza la scienza e questa è la grande responsabilità che un'istituzione che voglia cambiare e dare le possibilità ai giovani deve avere, ed è questo vero nella triplice missione che deve avere una facoltà medica, che è quella di istruire i giovani a fare quel mestiere seguendo le strade dei maestri, dei veri maestri; due, utilizzare le nuove tecnologie e quindi tutto quello che concerne sia in campo di tecnologie che di know-how, e dare alle persone le migliori cure possibili, quindi non cure qualsiasi. Se avremo questa capacità andremo nel sentiero della conoscenza, che è quello che abbiamo avuto la fortuna di leggere nel libro di Giulio. Grazie. Grazie professor Grosci per la sua bella testimonianza e per questa bella apertura di orizzonti. Ora direi di lasciare la parola a Giulio, ringraziandolo ovviamente per questa anche attesa. Allora, questo metodo geniale, tu che ti definisci un esteta d'annunziano dello studio, puoi darci la ricetta magica per arrivare al piacere che non è quello di D'Annunzio, quello di Andrea Sperelli, ma di tutt'altro segno. Prego, Giulio. Grazie per l'accoglienza, direi commovente, quindi davvero è un onore e un privilegio essere qui in Salento, una terra bellissima, e davvero vi ringrazio per l'affetto che mi avete dimostrato tutti quanti.
è un po' difficile per me parlare dopo un'introduzione del genere, perché le aspettative sono un filino alte, però proverò insomma. Allora, intanto vorrei sicuramente unirmi a molti degli spunti che sono stati appunto proposti finora. Sicuramente uno di questi a cui che trovo particolarmente rilevante è il discorso dell'università che valorizza tutti, e secondo me in questo uno degli aspetti centrali è il fatto che per raggiungere più persone, far pervenire più studenti all'università, un primo passo è diffondere nella popolazione generale la consapevolezza di come funziona l'università, perché dalla mia personale esperienza ho potuto constatare quanta disinformazione ci sia purtroppo sia sull'università sia sul mondo del lavoro nella popolazione generale. E mi è capitato, io ho fatto tantissimo volontariato, una sfera a cui tengo profondamente, e mi è capitato parlando con gli studenti delle iniziative varie a cui appunto ho preso parte e ultimamente ho organizzato, di notare questo, che se uno chiede come comunicano gli scienziati banalmente a una popolazione di studenti, si sentono purtroppo le risposte più esilaranti, più fantasiose. Questo dimostra che non esiste la consapevolezza di come funziona il mondo della scienza, il mondo delle pubblicazioni, e lo stesso discorso vale per l'università, motivo per cui ho creato un'iniziativa a Choice for Life, un'iniziativa di, appunto, di volontariato, che è votata all'orientamento, aperta assolutamente a tutti, completamente gratuita, si tiene online. L'edizione di quest'anno sarà ad aprile, 8, 9, 10 aprile, e appunto siete ovviamente tutti più che benvenuti. E ho riunito un gruppo di studenti della mia età straordinario, un gruppo di eccellenze nazionali veramente, che raccontano la propria materia, che vita si fa, proprio per raccontare qual è la vita concreta dei professionisti nelle varie discipline, aiutare quindi gli studenti a scegliere consapevolmente. Molto spesso le scelte, di nuovo, vengono fatte in maniera quasi casuale, purtroppo accidentale, invece è importante che le scelte di vita vengano fatte in maniera consapevole, per l'appunto, quindi informata in primo luogo. E poi come operare, come prepararsi dal punto di vista pratico agli esami d'ingresso, per evitare di vedersi precluse le porte delle facoltà che non hanno assolute. E quindi credo moltissimo in quello che è stato detto finora, io sono totalmente d'accordo, e trovo che questa missione parta da un presupposto fondamentale, la conoscenza di cosa sia l'università, sennò non avremo nemmeno gli iscritti, ma perché veramente, a meno che uno non abbia la fortuna di avere genitori che sono stati all'università, probabilmente non avrà il modo per conoscere cosa sia, di cosa stiamo parlando, e di conseguenza non verrà all'università per questo. Trovo quindi che per favorire questo tipo di mobilità sociale, che è fondamentale, e le cifre in effetti sono terrificanti, è un problema di grande urgenza, dobbiamo in primo luogo investire sulla conoscenza nella popolazione generale, nella divulgazione quindi di cosa sia l'università, cosa sia il mondo del lavoro. Io sto, nel mio piccolo, sto provando a dare un piccolo contributo in questa direzione. Ovviamente mi unisco con grandissimo, appunto, in maniera accurata agli spunti che sono stati dati sul fatto, di cui io sono pienamente convinto, che per raggiungere una mentalità multidisciplinare non servono davvero superpoteri. Io sono convintissimo che, appunto, nel dibattito nature o nurture, io sono totalmente dalla parte del nurture. Io trovo che un cervello normale sia più che sufficiente per fare quello che ho fatto io, e sia più che sufficiente per raggiungere una mentalità corale, multidisciplinare, che trovo sia davvero il presupposto fondamentale nella scienza attuale e in generale anche nel mondo del lavoro. Curiosamente, tra l'altro, il feedback che ho avuto dal libro non è stato solo dagli studenti, mi ha colpito molto quanti dirigenti d'azienda mi hanno contattato, quanti C-level di start-up e di aziende di grande rilevanza. Questo dimostra che è un problema, che l'apprendimento non è un problema limitato allo studio, cioè a quella fase della nostra vita in cui ci dedichiamo solo a questo, ma è un problema che diventa sempre una risorsa, una
diventata un'attività che diventa sempre più onnipresente nella nostra vita moderna contemporanea, non solo quando siamo studenti. E quindi ripeto, io sono pienamente convinto che non servono i superpoteri e trovo che sia interessante da parte mia raccontarvi la mia testimonianza. Io posso dire che ho fatto 6 anni di università, in cui per i 2 anni ho fatto solo medicina e negli ultimi 4 anni ho fatto 3.000 cose in parallelo. E non c'è paragone, gli ultimi 4 anni sono stati enormemente più divertenti dei primi 2, non c'è proprio paragone. E io so che sembro matto a dirvi questo, ma questa è la verità. E io stesso mi sarei preso per matto se qualcuno se mi fossi detto all'epoca che avrei avuto questo tipo di esperienza, e ne sono pienamente consapevole. Ciononostante, questa è la realtà dei fatti, e trovo che il segreto di questo percorso sia stato avere un menù così vasto che da non potermi mai annoiare, perché se uno fa solo medicina o fa solo qualsiasi materia, vede solo quella, dopo un po' non ne può più, ed è normale, ed è umano. Solo che se davanti a sé ha dell'altra medicina o qualsiasi altra facoltà di turno, quello che deve fare è andare in vacanza e entra in questo circolo di frustrazioni che non vede l'ora di andare in vacanza. Se uno davanti a sé invece ha un menù vasto, non vede l'ora di finire quello che sta facendo perché ha voglia di passare ad altro e veramente ha la sete di conoscenza di espandersi verso altre materie. Questa sete di conoscenza deriva dall'esposizione, non c'è dubbio. Io ricordo perfettamente i momenti in cui iniziavo una nuova materia ed erano momenti spettacolari. Io ricordo che quando mi arrivò il mio libro di elettronica, lo apri, capisci primo che quella roba lì ti insegna come funziona un computer, vagamente importante, poi lo apri, vedi questa massa di formule, di circuiti, non ci capisci niente, e capisci questo, che fra una conoscenza decente di quell'argomento e la tua conoscenza, la mia conoscenza dell'epoca, e appunto una conoscenza decente di quell'argomento, passava un abisso. E ti senti per l'appunto una capra, quello è il momento in cui ti viene voglia di studiare, ma non perché sta sul piano di studi, non perché c'è scritto dal ministero che devi fare l'esame, ma perché non vuoi essere una capra. Ed è lì che cambia tutto, perché è il momento in cui non entri e esci da quel paradigma patologico in cui tu conti le ore. Quanto è brutto contare le ore di studio al giorno, ma è proprio il contrario, tu vuoi arrivare all'obiettivo, le ore non bastano mai. E quindi non è quante ore soffri questa tortura giornaliera di mettersi a studiare, ma è proprio il contrario, quelle ore che non bastano mai, e quindi a un certo punto la tua vita diventa sempre più, diventi sempre più coinvolto, sempre più addentro nella materia, e lo fai sempre più volentieri, che è un paradosso. E mi unisco anche a quello che è stato detto sul discorso che tanto citato anche nel libro, che sapere non è, citazione famosa di Umberto Eco, che secondo me è meravigliosa, che il fatto che sapere non è ricordare la nozione in maniera così appunto nozionistica per l'appunto, ma sapere dove andare a cercare. E quindi cos'è che ti resta dopo esserti esposto a così tante materie? Non certo i dettagli delle nozioni. Il nostro test non è fatto per ricordare minuzie che abbiamo visto 10 anni fa. Non funziona così, il nostro, sarebbe bello se funzionasse così, ma non è così come funziona il nostro cervello. E quindi cos'è che ti resta nel lungo termine? Ti resta la mentalità, e quella non ti andrà mai via. La mentalità, la capacità di saperti trasformare in tante dramatis persone, in tante figure diverse, professionali, e quella non ti andrà mai via. Ultimamente a Cambridge, per esempio, è capitato qualche settimana fa che parlando con alcuni colleghi a Cambridge c'era una studentessa bravissima di medicina che attualmente sta facendo il dottorato in neuroscienze, e mi ha detto questo, che lei, che è una persona eccezionale, eccellente, mi ha detto che quando parla con i biologi lei fa fatica a interagire con loro. Questo fortunatamente è un problema che a me non si è mai presentato, ma non perché io sappia più cose, ma perché ho avuto la fortuna di potermi contaminare con la loro mentalità, per cui so come pensano, e quindi so, in un certo senso, so parlare la loro lingua. E questa è la cosa che ti resta, non certo le nozioni, ti resta la capacità di impersonarti in questa mentalità. Come si fa questo? Ci sono tanti modi. Le lauree non sono assolutamente un fine, ne sono
un traguardo di alcun tipo, sono un mezzo, come è stato detto finora, sono uno dei tanti mezzi con cui noi possiamo acquisire questa mentalità che ci serve per la vita e ci dura per la vita. Sono uno dei tanti mezzi. Io credo che la multidisciplinarità sia proprio non, come dire, aggiungere qualche altra nozione, che ne so, il classico esame di matematica per biologi, aggiungere, no, che trasferisce nozioni. No, la multidisciplinarità è un'altra cosa. La multidisciplinarità è buttarsi in un gruppo di ingegneri che fanno solo ingegneria e dove averci a che fare. La prima volta è strano, ti senti veramente un estraneo. E man mano impari per osmosi, impari da loro veramente, è bellissimo contaminarsi, per fare questa esperienza di confronto e capire come pensano loro. E quindi entrare in un gruppo di persone che hanno un background completamente diverso dal tuo e imparare a pensare come loro, quello ti resterà per la vita. E in questo il MedTech è un primo passo di grandissimo, secondo me, di grandissima rilevanza e va totalmente incoraggiato. Sono totalmente a favore di questo tipo di approccio, secondo me è veramente il passo avanti definitivo per essere contemporanei. E niente, detto questo, per quanto riguarda appunto i contenuti del mio intervento, pensavamo di fare un intervento di natura dialogica, per cui sono più che disponibile a rispondere alle vostre domande, se avete domande sul metodo di studio o di qualsiasi tipo, sulla ricerca, sulle malattie neurodegenerative o sull'iniziativa di volontariato Chess for Life, e domande sia dagli illustrissimi relatori sia dall'auditorio. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie. Io direi che poi sarà anche l'impegno a cui il dottor deve assolvere. Abbiamo capito come Giulio appunto meriti questo riconoscimento che giustifica anche la sua presenza qui, il premio Virtù e Conoscenza che è il professor Ambresano, che è il presidente dell'associazione Mediterraneamente, che pregherei di salire sul palco, con la motivazione che darà la sindaca di Porto Cesareo, visto che ogni anno si istituisce questo premio che premia appunto l'eccellenza, che è stato insignito Giulio D'Angeli la scorsa edizione virtualmente, ora fisicamente. Leggiamo la motivazione, consegniamo il premio e poi naturalmente il rettore dovrà scappare per l'attività istituzionale. Buongiorno a tutti. Persona di alta moralità, eccellenza italiana, per il suo talento e il suo genio, per la dedizione allo studio e il suo immenso amore, per la ricerca contro le malattie neurodegenerative che lo proiettano all'Olimpio della scienza internazionale. Grazie Giulio, grazie per la bella persona che sei. Del Mediterraneo, che è un consorzio
di oltre 90 università di paesi bagnati dal Mediterraneo, di cui sia l'Università del Salento che l'Università degli Studi di Bari fanno parte. E dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Tant'è vero che negli anni passati questo premio è stato assegnato anche a personalità tunisina, il magnifico rettore dell'Università di Tunis, Ahmed Ben Azizah, il rettore dell'Università di Rabat, è venuto a Porto Cesareo, perché questo premio si tiene annualmente nel mese di giugno a Porto Cesareo, a uno dei più illustri scrittori albanesi, ad un francese, oltre a tante altre autorità italiane, che non soltanto italiane, anche locali, salentina e pugliesi, perché, come è stato più volte detto, la Puglia è ricca di risorse umane, le quali, pur formandosi in Italia, poi purtroppo emigrano, chi negli Stati Uniti, chi in Gran Bretagna, con la speranza che poi possano rientrare in Italia ed esprimersi al meglio. Ho sentito prima che il professore Stefano si è laureato a Siena, anch'io sono laureato a Siena, io ho studiato scienze economiche e bancarie un po' di anni fa, ho fatto un percorso in giro per l'Italia e da pochi anni mi sono approdato qui nel Salento perché ci tenevo a rientrare nella mia terra. Grazie a questo premio, a questo evento culturale, tutto ciò che ho detto prima è possibile realizzarlo. È un premio culturale che ha preso come simbolo quella statuetta, da qui si viene dalla parte esterna. Quella statuetta è naturalmente una produzione non fedele, ma originale e conservato al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, a Porto Cesareo, nella torre costiera di Torre Bianca, l'abbiamo anche esposta una riproduzione fedele, però a quella originale, è stata rinvenuta nel mare di Porto Cesareo nel 1932 da padre e figlio, il figlio allora aveva 5 anni, è morto l'anno scorso, andavano a pesca di ricci e trovarono questo bambolotto che se lo portavano a casa, fino a quando poi la sovrintendenza archeologica non è venuta a conoscenza di tutto ciò e quindi gli è stata sottratta con una indennità naturalmente alla famiglia e adesso è ben conservata ed esposta in questo museo. Questa statuetta rappresenta una divinità egizia, il dio Thoth, che è il dio della scrittura, della scienza e della sapienza. Questo per dire che viene consegnato in seguito a candidatura. La presidente di giuria da 2 anni è Serenella Moendini, nostra salentina, che la consigliera nazionale di vanità. Nelle prime edizioni il presidente di giuria, ma c'è stata sempre una partecipazione dell'Università del Salento e anche dell'Università degli Studi di Bari, è stata presieduta dal professore Giuliano Longo, che è stato a suo tempo rettore dell'Università di Foggia, ma anche presidente del Consiglio Superiore del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Grazie a lui siamo riusciti a portare questa statuetta in esposizione a Porto Cesareo per un anno, quindi è stata esposta presso la Torre Bianca. Ma al di là delle candidature che pervengono, l'organizzatore, vale a dire l'associazione che io rappresento come presidente, ideatore e organizzatore di questo evento, ha la facoltà
la priorità, diciamo, di scegliere annualmente uno o alcuni candidati, o meglio personalità, che si siano distinte particolarmente non soltanto per quello che danno nell'ambito della loro professione, ma anche tenendo conto della loro moralità, della etica, ma in particolare ho sentito dire anche dal Rettore e da altri relatori qui presenti, per quello che riescono a dare agli altri. Perciò, proprio l'anno scorso, vedendo personalmente Giulio, era in un'intervista alla RAI, ho detto: ma guarda questo ragazzo, meriterebbe veramente di ricevere l'alto riconoscimento delle tue conoscenze. Non conoscendo, non avendo interlocutori con cui poterlo contattare, ho utilizzato Messengers. Gli ho scritto una lettera motivando naturalmente questa scelta. Nel giro di poche ore, gli avevo scritto alle 6 di mattina, alle 6 e mezzo è arrivata puntuale la risposta, che accettava di venire a Porto Cesareo. Purtroppo la consegna del premio era il 19 giugno del 2021, la Gran Bretagna era chiusa sia in ingresso che in uscita, tutti gli altri sono venuti, il professore Scarpicchio era presente, quindi ha fatto parte sia della giuria, ma anche ha partecipato alla cerimonia di premiazione. E pertanto, parlando con Andrea, che conosco da un anno, ma sono sicuro che è nata un'intesa, un'amicizia sincera tra me e lui, ci telefoniamo spesso, quasi quotidianamente, e pertanto, valutando insieme dove poter consegnare questo premio, tenendo conto di questa pandemia, abbiamo deciso proprio di farlo qui. E si è pensato appunto che la consegna potesse essere effettuata dalla più alta carica dell'università, anche se il rettore in precedenza ha detto che lui non si sente, no? È come il primo cittadino, è pari tra gli altri, però è questo. Quindi quella statuetta gli sarà consegnata dal rettore. Ma colgo l'occasione, magnifico rettore, perché questo l'ho già chiesto anche proprio ieri sera a Giulio, e glielo avevo accennato anche ad Andrea, a Giulio farebbe tanto piacere che in quel progetto di orientamento, Chase for Life, cioè una scelta per la vita, che lui tiene da un po' di anni e che l'anno scorso, in collaborazione anche con il Virtù e Conoscenza, che è partner di questo progetto e che ha il patrocinio anche dell'Istituto Bachelet di Copertino, che cura anche altri aspetti, lui si avvale di un team di giovani eccellenze provenienti da tutte le università, quasi tutte le università d'Italia. A me farebbe tanto piacere, al professore Scarpicchio altrettanto, ma credo che a Giulio ancora di più, se lei scegliesse tra la sua università, indipendentemente dalla facoltà, che può essere medicina, biotecnologie, giurisprudenza, lettere, eccetera, alcune eccellenze dell'Università del Salento, che potrebbe essere anche un modo di dialogare con altri, con gli studenti, per questo dicevo prima, no? Che ci deve essere collaborazione, sinergia tra le scuole e l'università, e il suo strumento che lui ha adottato da qualche anno è vincente. Io l'anno scorso ho partecipato all'esterno e mi sono reso conto veramente che sta facendo una cosa grande nel suo piccolo e nella sua giovane età. Tra questi, se non sbaglio, c'era anche quell'altro nel suo team, quell'altro ragazzo,
proveniente da Cagliari, che quest'anno ha conseguito, sempre all'Università di Pisa, ho fatto le 5 lauree contemporaneamente, seguendo la scia proprio di Giulio, insieme ad altri studenti dell'Università. Ho visto di Bari, c'erano di Bari, di Milano, di Roma. Se l'Università del Salento facesse promotrice di individuare 2, 3, anche di più ragazzi che possano fare da tutor per orientare chi viene dalle scuole superiori, perché è frequentato le iscrizioni saranno tantissime, dal quarto anno, dal quinto anno, sarebbe una gran bella cosa. Questa è la mia proposta che ho voluto fare. E poi c'è un'altra richiesta. Un'altra richiesta che ho letto dal libro di Giulio, che lui consiglia proprio di inserire nelle università alcune stanze da destinare agli studenti per rivedere la parte, perché nel suo metodo di studio c'è la ripetizione ad alta voce. Le aule insonorizzate che non diano fastidio agli altri per poter memorizzare meglio tutto questo. Io vi ringrazio tutti, naturalmente anche il professore Locosci, io volevo conoscerlo più da vicino, ieri a Trigasa, perché siamo andati a visitare il centro che lui dirige, naturalmente anche Stefano e tutti gli altri relatori che si sono collegati a distanza, in particolare Giulio, che ospita il porto Cesario, sta sempre con me, lo considero per mio figlio, lui mi chiama spesso, chiede a me, rispetto a lui non so niente dei consigli, per quello che posso e posso anche dare. E poi Guglielmo Saturnino, Sicurezza Italia, che veramente fa un servizio impeccabile, e la mia sindaca, Silvia Tarantino, del Comune di Porto Cesario. Grazie a tutti. Allora, facciamo consegnare il premio Virtù e Conoscenza, quinta edizione della motivazione letta. Consegna il premio il magnifico lettore dell'Università di Salento, professor Franco Borgia. Salutiamo il magnifico rettore, non senza prima averlo ringraziato per questa ospitalità, per questo suo grazie magnifico, buon lavoro. Se dovesse esserci delle domande, delle curiosità da porgere a Giulio, questa è l'occasione giusta per farlo. Invece guardo soprattutto i ragazzi che potrebbero essere più sollecitati da questo punto di vista. Altrimenti c'è un altro appuntamento alle 18 di questa sera, Auditorium Castromediano, presentiamo il libro Il metodo geniale di Giulio De Angeli. Ci sarà una nuova diretta streaming su YouTube, su canali del Festival Virtù e Conoscenza. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Eccola qui, la nostra collega dell'Istituto Teresa. Vuole avvicinarsi così si sente di più? Venga, venga. Potrete guardare il microfono, l'intervento, altrimenti mi
Parla al microfono perché se mi dopo non ti sento. Sono cose che fino a pochissimi anni fa non ci saremmo neanche sognati,
però sono indirette e sono piene di artefatti, quindi richiedono un lavoro paziente di ottimizzazione e di verifica dei dati. Quindi la gestione del fallimento, come gestirla, ma cioè, come affrontarla? Ma dunque, personalmente, no, sicuramente la motivazione. Poi, se posso dare un consiglio, almeno personalmente, quando sono stato chiamato a effettuare le mie scelte di vita ed ero indeciso tra due alternative, alla fine ho optato per, facciamo che tutte e due, tutte e tre, quello che era, in parallelo. Avere un po' di ridondanza, secondo me, è importante in questo, perché chiaramente ci saranno dei fallimenti locali, no? Localizzati di quello che uno sta facendo, però se uno ha più cose in parallelo, e almeno sì, non sopporta molto, tollera molto più volentieri i fallimenti, secondo me, e va meno, come dire, meno soggetto a questo tipo di, come dire, di tortura psicologica, il fatto che uno vede il proprio progetto che lì per lì non sta andando e non sa come andrà a finire. Però se uno ha più progetti lì per lì la tollera meglio, e quindi sì, il consiglio che posso dare è questo, di nuovo, variare il menù alla fine, non è nulla di particolarmente originale, però stranamente non è qualcosa di praticato. Io consiglio assolutamente di praticare questa filosofia e la pratico personalmente con grande abbondanza. Ringrazio molto. Qualche altra curiosità? Prego. Sì, purtroppo è vero. Allora, buongiorno, io sono uno studente del famoso corso di laurea MedTech che è stato nominato più volte questa giornata. Hai accennato più volte, no, alla tua esperienza con la quale hai integrato più percorsi, no, il percorso medico, il percorso ingegneristico, il percorso biologico. Ora, la mia domanda è, questo mi riguarda molto da vicino, puoi raccontarci qualcosa di più della tua esperienza? Quali sono state le tue difficoltà, specie all'inizio, e magari puoi parlarci anche del perché hai cominciato così a integrare in particolare l'ingegneria nella medicina, insomma, poi sono i due capisaldi del nostro percorso. Dunque. Molto volentieri, che questa è una domanda molto rilevante. Allora, da dove comincio? Io vi racconto, il percorso delle lauree è iniziato così, con quattro aneddoti, tre li trovate nel libro, uno non ve lo racconto. Allora, quando sono entrato a Sant'Anna, a Pisa, il mio tutor, il professor Recchi a Sant'Anna, ci diceva sempre, questa espressione, degli orticelli, che uno deve uscire dal proprio orticello, non per acquisire più linguaggi formali. Io trovo che avesse veramente ragione. E c'era uno dei modi per farlo, e parirà, uno dei modi, sono perfettamente d'accordo. E faceva sempre questo esempio, aveva sempre a lezione, tirava sempre fuori questo articolo che io trovo veramente di grande ispirazione, che si intitola "Può un biologo riparare una radio?". Cosa succede se prende una radio rotta e la impasta un biologo? Che faccia solo il biologo, cioè uno che non si contamini. Quindi uno che faccia il biologo puro, che quadrato, che quello vede e quello no. E cosa fa il biologo? Arriva la radio e dice, l'apriamo, vediamo i componenti, inizia a fare classificazione per colore, per forma, e poi cosa fa? Prende un modello della radio, ne compra delle altre funzionanti, e gli organismi modello che usiamo tutti i giorni per fare ricerca biomedica, e dopodiché inizia a fare i knockout, cioè inizia a togliere i componenti e a vedere se la radio ha il fenotipo, vedere se la radio funziona ancora, quindi la metafora si sprecano, ecco, fra CRISPR piuttosto che i knockout, piuttosto che tutta l'ingegneria genetica, insomma. Dopodiché inizia a dire, beh, allora se levo questo componente la radio funziona così, funziona cosà, per cui inizia a dare dei nomi strani, questo è very important component, VIC, quest'altro è ancora più importante perché sta ancora più a monte, quindi è super important component, eccetera, eccetera. E fa un grafo alla fine, uno schema a freccine che è qualitativo. E alla fine la radio non la ripara, perché riesce a riparare solo dei guasti di un unico componente, quelli che lo studiamo. Già bastano due guasti e non riesce a ripararli. Perché? Perché il problema della radio rotta è un problema qualitativo, un problema che con lo schema a freccine non riesce a esprimere in maniera concisa e non riesce a affrontare. Lo schema formale con
il linguaggio formale che fa funzionare la radio è un linguaggio circuitale, è un linguaggio estraneo alla sua mentalità, deve uscire dal suo orticello per poterla liberare. E quindi la necessità sta nell'acquisire i linguaggi formali. Perché? Perché più strumenti abbiamo, più linguaggi formali abbiamo, più riusciamo ad adoperare il linguaggio formale adatto al problema che abbiamo di fronte. Non tutti sono problemi qualitativi, alcuni sono problemi quantitativi necessariamente. E in effetti, quindi quello fu già una prima storia assolutamente vera. E poco dopo mi capitò, io adoro programmare, adoro creare circuiti, e a un certo punto volevo creare con Arduino, sapete, noi i microprocessori, uno può programmare e realizzare dei circuiti, e volevo programmare la tastiera per un progetto che avevo in mente, e a un certo punto dovevo mettere delle resistenze minimizzando una certa funzione che aveva quattro variabili. Io uscivo dal liceo, avevo visto l'equivalente di analisi 1, una funzione di quattro variabili isolate al massimo minuto, come farlo chiaramente, una funzione più variabile, e non avevo fatto analisi 2 ovviamente, quindi con me mi ero ridotto fra un tabulato Excel da cercare per forza bruta il massimo del mio, ho capito che lì dovevo metterci una pezza sulla matematica, non potevo andare avanti così, e così ho fatto, ho iniziato a studiare matematica. Com'è come non è, io tuttora sto studiando matematica, quindi qualcosa penso, questo penso vi dice quanto, come dire, quanto la sto vivendo come una tortura, è talmente una tortura che la sto facendo ancora quando torno a casa dal laboratorio, non vedo l'ora di mettermi a fare matematica, quindi questo la dice lunga secondo me su quanto appunto su quanto sia divertente mettersi a contaminarsi con più materie. Poi altri due aneddoti che vi cito brevemente, troverete la descrizione nel libro. Poco dopo ebbi l'opportunità di conoscere, che ho iniziato a studiare, no? Era il mio secondo anno, ho conosciuto, tra il secondo e il terzo anno, ho conosciuto, proprio dico adesso, inizio a fare ingegneria, questa fu la prima laurea che aggiunsi, primo percorso, e quindi ho appunto ho conosciuto il mio professore di analisi 1, che era il primo esame che ho dato, e forse è stato un colloquio, il professore, cioè naturalmente sapevo, cioè per me l'ingegneria è un mondo completamente nuovo, proprio entravo in un mondo estraneo, e il professore mi spiego che vorrei fare questa cosa, e dice sì, va benissimo, seguimi, mi porta in questo corridoio del dipartimento di matematica, a un certo punto arriviamo, c'è una parete, dipartimento di matematica dell'Università di Pisa, c'è questo poster appeso che dice: ricercatore medico scopre l'integrale, riceve 300 citazioni, quello che era. È successo nel 1993 che una diabetologa ha pubblicato un paper che è stato accettato da una rivista importante, una rivista del settore di diabetologia, di grande rilievo, pubblicato, che scopre un metodo per stimare l'area sotto la curva di resistenza glicemica. E commenta l'autrice che questo metodo è talmente formidabile che non solo funziona con la curva con la resistenza glicemica, no, funziona con tutte le curve metaboliche. Peccato che questo metodo era l'integrale che i matematici conoscono da Newton e Leibniz. E quindi questo ti fa capire che, cioè, in realtà quella ricercatrice aveva fatto una cosa formidabile, era riuscita a reinventare le invenzioni di Newton e Leibniz. La cosa imbarazzante è che né lei né gli editor della rivista erano a conoscenza che forse i matematici avevano già un metodo per percorrere su una curva e non su una curva metabolica di grazia. Cosa serve questo? La multidisciplinarità serve per non reinventare la ruota, perché è chiaro che se spendi risorse, questo è stato un articolo di ricerca, un progetto di ricerca per reinventare l'integrale, okay? E quindi ti serve a non reinventare la ruota. Un ultimo, su questa stessa linea, quando arrivai a Harvard nel 2018, lavoravo fra Harvard e l'MIT, e c'era questo progetto, io di fatto faccio matematica, quel progetto, era un progetto sull'autismo, però di fatto io lavoravo con questi enormi database, c'è molto più algebra lineare che medicina in quel progetto. E cosa successe? Che a un certo punto stavo studiando teoria dei grafi, perché mi serviva, e finì a studiare una lezione di teoria dei grafi dei materiali dell'MIT, di questo professore Layton, del matematico di grandissima fama mondiale, e lo introduceva al suo corso con il seguente problema: stimare, l'ho messo nel libro tra l'altro, è un capitolo conclusivo scherzoso con cui il penultimo capitolo del libro. Che il problema era il seguente: stimare la promiscuità, il numero di partner sostanzialmente, dei due generi, prendiamo solo i generi binari per facilitare i calcoli, dei maschi e delle femmine, e il numero
numero di partner proprio nella vita. E cosa successe? Che i sociologi e gli antropologi avevano affrontato questo problema, che sembra un problema appunto, non è, come dire, un problema ridicolo, ma ha avuto un'importanza sociologica, e l'hanno affrontato con dei questionari. Spendevo grandi milionari per fare questi questionari sotto bordo di migliaia e migliaia di persone. E il problema è che questo quesito si affronta con due righe di matematica. Se uno sa un minimo di teoria dei grafi, lo affronta senza il grande milionario con una matita e un foglio di carta, due righe di calcoli che sono mostrate nel libro, sono veramente banali. E questo di nuovo ti fa capire che ci sono dei problemi in cui tu li puoi affrontare con il paradigma proprio della tua disciplina, in questo caso di ambito sociologico, antropologico, e non sempre l'approccio giusto, perché questo è una cosa, un problema che se lo fai in matematica te lo risolvi in due secondi. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è contaminarsi, perché non in maniera casuale, cioè non è che uno deve fare, a mio avviso, non ha senso fare lettere e fare ingegneria aerospaziale, quello non va bene, quello vuol dire che non ha le idee chiare. Bisogna contaminarsi, come diceva il professor Vecchia, cioè con gli orticelli, non tutti gli orticelli, quelli vicini alla propria disciplina, quelli dove ha senso che uno possa attingere degli strumenti talmente nel proprio toolbox che usare al bisogno, all'occorrenza. Per quanto riguarda le difficoltà, sono sincero, la difficoltà principale è partire, e su questo non ci sono dubbi, perché uno deve superare lo stigma, come dire, psicologico cioè uno non è che può dire bene, domani metto a fare tre lauree, quattro lauree, non funziona così. Cioè, chiaramente uno, per potersi buttare in un percorso ambizioso, fa paura all'inizio, fa davvero tanta paura. Posso dire anch'io di averla avuta, non dico per nulla. Io il primo esame di ingegneria sono andato e non sapevo cosa aspettarmi davvero, io ero ben preparato, ma non sapevo veramente cosa aspettarmi. Ero appena tornato da Cambridge, peraltro, dopo il mio primo intervento a Cambridge. E quindi la cosa più difficile è partire, avere il coraggio di buttarsi. Perché? Perché c'è stigma nei confronti di percorsi ambiziosi. E quindi io sarò sincero in questo. Paradossalmente, il fatto che, per come è strutturata l'università italiana finora, gli esami delle altre facoltà dovessero essere necessariamente considerati come extracurricolari, perché chiaramente non era possibile la coiscrizione, chiaramente in forma anche extracurricolari, che non funzionano finora almeno in Mentec, per me è stato psicologicamente in qualche modo più rilassante. Perché non erano cose che ero obbligato a fare, qui le fai, però se succede qualcosa puoi fare solo quello. Per cui l'ho vissuta in maniera molto rilassata, e l'ho vissuta in maniera proprio come se lo facessi per me stesso, ed è esattamente quello che sto facendo assolutamente per me stesso, perché è una cosa che mi piaceva fare, perché ero la motivazione intrinseca, così la chiamano gli psicologi, che dicono le evidenze funzionano in maniera molto più efficace di quelle estrinseche, cioè fallo per avere qualcosa dopo. Fallo per te perché vuoi essere competente. E la sensazione è veramente, cioè, è davvero come andare in vacanza dicendo, cioè, so che sei provato a dire, non è davvero così. Cioè, è davvero che non vedi l'ora di finire le cose che sei obbligato a fare, perché quelle sei iscritto, devi farle, il tuo dovere, e poi ti concedi alla tua lussuria di metterti a studiare elettronica, programmazione, meccanica, biotecnologie, eccetera. E questo è davvero, cambia totalmente la psicologia con cui l'affronti. Per cui sì, la difficoltà principale non c'è dubbio, è sicuramente iniziare il percorso. Iniziare il percorso, bisogna andare a affrontarli e ne vale la pena. Grazie, una risposta anche sostinta. E magari interroghiamo domani, magari insomma qualcuno dei nostri si troverà poi a Roma che è contento alle tue parti. Ci auguriamo, insomma, grazie Giulio. Quindi ci sono altri interventi, altre domande? Prego. Cerchiamo di essere rapidi però, ragazzi, perché Giulio dove sta? E se fate una certa volta per i vostri ospiti. Signor Giulio, lei ha parlato prima del vostro esame di ingegneria.
sapeva appunto cosa si poteva fare. Vi dico che nonostante io sia un studente di scuola superiore, anche io, nonostante la mia preparazione, non so, diciamo, aspettarmi che questo per me suscita. Ora la mia domanda, essendo il più rapido possibile, qual è il vostro consiglio per gestire le ansie? Riguarda la preparazione allo studio oppure diciamo che è un qualcosa che riguarda un aspetto caratteriale, come essere, diciamo, smorzato, se così posso dire. Certo. Allora, non sapevo cosa aspettare, ma è andato bene. Perché, no, perché ero preparato. Per cui il consiglio è di arrivare preparati. Come si fa ad arrivare preparati? Bisogna avere i superpoteri. No, bisogna avere i superpoteri metodologici. Cioè il metodo che ti dà i superpoteri. Quello sì. Io ho avuto la fortuna di fare neuroscienze, questo mi ha aiutato sicuramente. Il mio primo progetto di ricerca fu sulla memoria, sulle shockwave ripples, che sono un'onda molto strettamente legata al processo con cui avviene il consolidamento della memoria a lungo termine, e questo sicuramente mi ha dato alcuni input importanti su come funzioniamo. Per cui il consiglio è sicuramente quello di natura metodologica, di curare il metodo. E questo parte dalla presa di consapevolezza fondamentale, che noi di natura, esseri umani, siamo inetti a studiare. Perché? Perché i comportamenti virtuosi, cioè le tecniche che funzionano specie sul lungo termine, non ci vengono spontanee. E il nostro cervello ci inganna. Quindi come dobbiamo fare? Dobbiamo cogliere il metodo da chi lo studia in maniera rigorosa, cioè dalle neuroscienze. Il libro vuole in questo dare un... Il libro nasce da tre esigenze di fatto. Una è l'esigenza di natura scientifica, cioè il fatto che la maggior parte della divulgazione scientifica sul metodo di studio purtroppo non è fatta da neuroscienziati, per cui dal punto di vista del rigore scientifico è un po' carente la media della esistente letteratura divulgativa. La seconda esigenza è quella pratica, perché molta di nuova letteratura, da quello che ho potuto constatare, ci gira molto intorno quando fino a chi ti dice cosa devi fare per studiare. E il libro vuole essere il contrario, vuole dirti in pratica cosa devi fare, oltre che in teoria. Esatto, precisamente, sì. Quindi si parte dai grandi postulati, ma si derivano da quelle le istruzioni pratiche concrete. E la terza esigenza è quella autobiografica, cioè confessarvi come io personalmente ho fatto, declinato in maniera a volte un po', come dire, diciamo colorita, diciamo pittoresca, alcuni di questi postulati. E il mio invito è di prendere consapevolezza di questi grandi principi, prendere consapevolezza di come vanno declinati in pratica e di variare sempre per non annoiarvi, una cosa fondamentale, dovete amare quello che state facendo, quindi non dovete annoiarvi, dovete variare il vostro metodo, quindi fate variazioni, insomma, quello che troverete nel libro. E anche perché le materie sono diverse, quindi dovete adattare il vostro studio alle specificità delle singole materie. Quindi è vero che dare l'esame uno non si aspetta, sa cosa aspettarsi, sono preparato, l'esame va da Dio. Quindi arrivateci preparati, come? Prendendo consapevolezza del metodo. Grazie. Giustamente. Siamo soddisfatti tutti? C'è un altro intervento? Chi? Sì, prego. Ah, l'avevo visto. Prego. Buongiorno, io sono una studente del quarto anno dell'Istituto Tecnico Grazia Deledda di Lecce. E intanto complimenti per la bellissima persona che è, anche per il percorso di studi che lei ha fatto. E, diciamo che l'argomento che maggiormente ha attirato la mia attenzione è quello della fuga dei cervelli. Io ho una situazione a casa, cioè un fratello che è appunto è un po' demoralizzato perché lui ha avviato questo percorso di ricercatore e non riesce a trovare facilmente lavoro e tutti dicono che in Italia non ci sono molte opportunità, quindi io mi chiedo cosa si potrebbe fare per arrestare questo fenomeno del brain drain e secondo lei su cosa pensa attualmente il nostro paese? Certo, allora sì, sono due domande impegnative, una è la fuga di cervelli e l'altra è insomma il mondo del trovare lavoro in buona sostanza. Partiamo dalla prima, fuga di cervelli, e il punto è che è una realtà ed è un argomento però enormemente frainteso, quindi ci dobbiamo
non sta nel fatto di andare all'estero, sta nel fatto di non tornare più. Cioè, il mestiere, specie il mestiere di ricercatore, è un mestiere che è intrinsecamente internazionale e deve esserlo, perché la ricerca si fa, come diceva il professor Nogrocci, si fa su scala globale. Quindi il confronto con le realtà, specie con le realtà di punta, le eccellenze, il massimo rilievo, è inevitabile ed è un plus, non è una tragedia. Quello non è una tragedia. La tragedia è un'altra, la tragedia è che molti di quelli che vanno via non tornano più. Ora, premettendo che personalmente non è quello che ho intenzione personale di fare, ecco, io come dimostra il fatto che oggi sono qui, io sto continuando a mantenere strettissimi legami con l'Italia, per me anche se fisicamente mi trovo il Cambridge per fare ricerca, perché lì mi porto i casi di quello che sto facendo e quindi consegue al filone di ricerca che sto intraprendendo. Però io sto mantenendo strettissimi rapporti con l'Italia e continuare a farlo, che sono legatissimi in questo paese. Quindi la figura appunto non sta nell'andare all'estero, sta nel decidere i rapporti con l'Italia, che è quello che molti fanno, personalmente non è la mia intenzione, però è quello che succede molto spesso. E quindi, detto questo, appunto, cosa possiamo fare? Allora, per trovare lavoro, l'altra questione importante, è una cosa che mi colpisce molto. Io ultimamente sto avendo contatto con un altro, con il mondo del lavoro, con il mondo delle start-up, che è sempre più legato al mondo della scienza, e io sono convinto che andrà crescendo questa tendenza. Ormai lo strumento dell'iniziativa privata imprenditoriale è sempre più strettamente legato alla ricerca, perché alcune tecniche di ricerca non stanno più nelle università ma stanno nelle aziende. Alcune tecniche di massima veramente avanguardia, pensiamo al computer quantistico, pensiamo a molta parte dell'intelligenza artificiale, e quindi ho potuto confrontarmi con questa realtà. A me colpisce per esempio il fatto che ci sia un enorme divario tra l'offerta e in un certo senso anche la domanda universitaria e la domanda delle aziende. Per esempio, attualmente c'è una fame di programmatori massiva, su scala proprio enorme, specie in Italia. E questo dimostra che, cioè, che è veramente un assurdo, anche perché detto da appassionatissimo di informatica, è veramente un assurdo. Io adoro programmare, la trovo una delle attività più divertenti, più veramente empowering che ci sia. E quindi, secondo me, anche lì il problema è che per qualche ragione non c'è sufficiente, cioè, la gente non si sente chiamata verso, attratta verso questa facoltà, che è un assurdo, prima perché è bellissima, e secondo perché quella dove attualmente si lavora, cioè il mondo del lavoro oggi lavora in questi settori che non sono più quelli di una volta, purtroppo, per fortuna. E quindi come possiamo fare? Beh, ovviamente divulgando, cioè rendendo edotto il pubblico generale su come è cambiato il mondo del lavoro, che non è più quello di qualche anno fa, è sempre più dinamico e sempre più legato alla tecnologia. E quindi di nuovo la soluzione è sempre quella, è sempre appunto con la conoscenza. Consapevolezza. Nel mio piccolo sto provando a farlo, l'edizione di quest'anno di Choice for Life sarà ancora più, mentre l'anno scorso era per lo più universitaria, quest'anno cercheremo di essere ancora più generali e di coprire specificamente anche queste modifiche del mondo del lavoro degli ultimi anni, specie degli ultimissimi anni di pandemia. Ecco. E quindi sì, la soluzione è presto detta, consapevolezza. Va bene, grazie mille. Benissimo, benissimo. Ragazzi, dobbiamo concludere per forza di cose, come hanno anche da questo edificio, ringraziamo ancora una volta Giulio, i nostri eccellenti ospiti, lasciatemi aggiungere il ringraziamento a Guglielmo Saturnino del Servizio Sicurezza Italia, che ha fatto un ottimo lavoro, e Massimo Quarta della ripartizione informatica, grazie per il tuo ruolo di supporto tecnico ineccepibile. Grazie a tutti, in bocca al lupo per le vostre